Terza e conclusiva parte della nostra trasmissione, la prima mezz'ora l'abbiamo dedicata alla nostra Margherita, la seconda a Matteo e adesso la terza mezz'ora la dedichiamo a entrambi i nostri ospiti che sono ritornati. Matteo è rimasto, mentre invece la dinamitarda Margherita è ritornata, adesso tranquilla e rilassata. Come no? Attenzione perché adesso è il momento delle rubriche in questa terza parte della nostra trasmissione. La prima è un po' particolare e si chiama sette domande, sette risposte, sette finestre. In poche parole dovete buttare giù qualcosa dalla finestra. Oh. Io vi do dei quesiti e voi giustamente dovete scegliere quello da salvare e quello invece da buttare giù. Iniziamo con Margherita? Che dici? Iniziamo puoi fare una e una. Vabbè, puoi fare una e una. No, no, è troppo bello tutto è fatto in una volta. In maniera particolare. Allora, tra la Traviata e la Norma, chi butti giù dalla finestra? La Traviata. Non ti piace proprio? No, mi piace, però se ne devo buttare una, butto la Traviata e mi tengo Catania, la Norma. Ah, ho capito. Campanilista sono stata in questa domanda. Era un collegamento, ho capito. Tra sì. I Negramaro e i Modà, chi butti giù? Attenzione perché sono due band importanti. Infatti. Tu Modà. Ce l'hai un'anima rock, Modà, io lo so. I Modà. Non ti piace i Modà? Sì, la Giavoda. Se ne devo buttare uno. Io li terrei cioè, ti tieni mi piacciono Modà. Tutti e due, però butto i Modà avanti. Butti i Modà e ti tieni i Negramaro. Negramaro. Oh, benissimo. No, perché pensavo insomma che avresti fatto una scelta diversa. E invece no. Tra Brad Pitt e Tom Cruise. Brad Pitt, assolutamente. Io c'ho anche il pad del mouse con Brad Pitt. Quindi butti Tom Cruise. Certo, lo tengo Brad. Brad è mio. Sì, no, innamorata di Brad. Io sono innamoratissima di Brad. Vabbè. Allora, senti, invece adesso devi scegliere chi buttare giù dalla finestra tra la musica pop e la musica rap. La rap. Ma non perché non mi piace. No. Sembra. Beh, sembra, preferisco il pop. Benissimo. Due belle città italiane, tra Firenze e Bologna, chi butti giù? Bologna. Anche se studentesca, mi piace perché c'è popolazione. È vero, molto. Però Firenze è troppo classica. E appunto, insomma, vedi come sono io, Vedi? Allora, adesso un quesito molto molto particolare. Cosa butti giù tra la fila in banca e la fila alla posta? La che fila sono alla due posta. File diverse però, La fila alla posta. Perché è interminabile secondo me. E soprattutto gli operatori sono lentissimi. E poi a banca ormai mica muscono. Non capito. Ci mette a piangere. L'ha fatto passare. La posta non mi conosco. Cara Margherita, chiudiamo questa rubrica delle sette domande e le sette risposte con le sette finestre con l'ultimo quesito. Allora, Faraglioni di Aci Trezza e il castello normanno di Aci Castello. La scelta questa volta, insomma, non dai subito la risposta, pensaci qualche secondo perché è importante. Perché sono due cose troppo belle. Infatti, troppo belle. Però dobbiamo fare la scelta. Vabbè, butto i Faraglioni. Butti i Faraglioni. Ma adesso ci devi dire perché quelli di Aci Trezza si stanno incavolando. Perché io li terrei i Faraglioni, anche che danno un senso di apertura peraltro, mentre il castello dà un senso di chiusura. Quindi, però se tu sali sopra il castello, c'hai tutto davanti. È uno spettacolo meraviglioso. Mentre il Faraglione da brancicare, c'è la lucettola che si stinge. C'è una misufare. Diciamo che i Faraglioni sono meno accessibili rispetto al castello. Devo andare all'isola Laghea, allora non c'entra, che parliamo di Faraglioni. Faraglioni, Faraglioni 10. Ci posso chiamare. 10-30, va bene. Il castello ci posso salire. Benissimo, allora abbiamo sentito le risposte della nostra ospite Margherita Mignemi e adesso abbiamo Luca Maugeri in giro perché ha carpito anche a questo punto le risposte dell'uomo della strada. Luca Maugeri. Eccoci ancora una volta Ettore qui nelle strade della nostra città in questa fantastica e magica atmosfera natalizia. Siamo andati in giro a vedere cosa rispondono e chi buttano giù dalla finestra i nostri amici e la gente comune. La Traviata o la Norma? La Traviata. La Traviata. La Traviata. La Traviata. Norma. La Traviata. Ma. Norma. La Traviata. Norma. La Norma. La Norma. La Traviata. Negramaro o Modà? Negramaro. No, i Modà. Negramaro. Nessuno dei due. Negramaro. Buonasera. Negramaro Modà? Non sono ignorante, non conosco questi gruppi. Negramaro. Negramaro Modà.
Negramaro. Pop o rap? Pop. 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 Roots. Rap. 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 Pop. Rap. Pop. Rap. Chris o Brad Pitt? Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad, Brad Pitt. Brad Pitt o Tom Cruise? Brad Pitt. Tom Cruise. Brad Pitt. Tom Cruise. Brad Pitt. Brad. Tom Cruise. Tutte e due. Firenze o Bologna? Firenze. 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 Bologna. 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 Firenze. Firenze. Bologna. Firenze. Bologna. Bologna. E fila in banca o fila alla posta? Fila in banca. Fila in banca. Fila alla posta. Difficile. Fila alla posta. Niente fila. Fila alla posta. In banca. In banca. Alla posta, almeno in banca punto solo. In banca. Fila in banca. Alla posta. I faraglioni 10 Trezza o il castello normanno 10 Castello? Castello normanno. Castello 10 Castello. Giusto. Castello normanno 10 Castello. Normanno 10 Castello. Sì. I faraglioni 10 Trezza. I faraglioni 10 Trezza. Aci Trezza, i faraglioni. Il castello normanno 10 Castello. Aci Castello. Aci Castello. Non li conosco, nessuno di due. Aci Castello. Aci Castello. Castello, dici Castello. Il castello normale. Come al solito simpaticissimo Luca, riesce sempre a splendidi capire. Splendidi commenti della gente per strada. La gente comune, la gente comune. E dopo le 7 domande a Margherita, adesso le 7 domande con le 7 risposte a Matteo Amantia. Ok. Sei pronto? Sì. Già ride. Già ride. Non so perché. Già ride, certo. Tra la settimana bianca e la settimana al mare. Mm. Io lo so cosa ha scelto la signora Yolanda, però... È sempre là siamo, cioè uno per forza deve buttare giù. Una. Vabbè, allora butto giù una settimana in montagna. In montagna, wow. Quindi mare, tutti mare. Wow, tutti mare forever. Anch'io avrei risposto a questo. Quindi 3-1, non ho nessuna speranza di vincere. Due città che secondo me, insomma, l'anima rock ce l'hanno, Berlino e Amsterdam. Chi butti giù? Qui la scelta mia, è difficilissima. Qua è ardua, difficilissima. Questa è difficilissima perché posso immaginare insomma, le difficoltà che puoi trovare. È troppo dura come, non posso rispondere. No, vabbè, beh, è una scelta così perché sono veramente, erano tutte e due delle cose che non si possono, direi di buttare giù Berlino. Butti giù Berlino e ti tieni Amsterdam. Amsterdam e Amsterdam, non si può. Perché è meglio, dai, perché è meglio, adesso lo vogliamo sapere, perché è meglio. Le case del fumo. Come? Le case del fumo mi pare le hanno. Ah, ho capito, sì, ho capito perché ha scelto Amsterdam, Margherita, insieme a Matteo. No, lui ha ragione, dai, Berlino è stupenda. Berlino è fantastica, però, infatti. Vabbè, allora, adesso un po' un quesito assolutamente leggero tra Massimo Boldi e Christian De Sica. E qua li puoi buttare tutti e due. Non essere non così cattivo. Non essere così. È cattivissimo. Comunque, non suggerisce, non ti suggeriscono le risposte. Comunque, vabbè, Christian De Sica. Christian De Sica. Ah. Oh, ti tieni Massimo Boldi. Proprio ne devo tenere uno. Massimo Boldi, vabbè. Ma credo che Cristian sia un po' più completo di Massimo Boldi. Se chi non ci piace. No, io non voglio, però... Fa un rappresentante. Allora, tra la barca a vela e la barca a motori. No, vabbè, butto giù la barca a motori. Sta fremendo, deve rispondere. Ma c'è? No, perché chiaro. Lo so già, dai. Vabbè, chiaro. È scontato. Okay. Un altro fascino. È scontato relativamente. Magari uno, insomma... Dice la comodità. Le comodità della barca a vela non è che sono lo tante. Lo so, però... Non c'è tra il jazz e il blues.
Cosa buttiamo giù? Anche lì è dura, nel senso che sono due generi meravigliosi, però per gusto personale butto giù il jazz. Perfetto. Possiamo sapere la tua risposta così tanto per... Anch'io avrei tenuto il blues. Perfetto, ok. Adesso una domanda che secondo me, insomma, anche Margherita dirà la sua, sì. Tra la 500 anni 70 e la 500 ultima generazione. Beh, è ovvio, rispondi tu per me. Ma io ce l'avevo. Certo, la è meraviglioso, guarda, io ho pensato anche di riacquistarla, quella da anni 70. L'originale, no? Quindi l'originale ovviamente. Immortale. Io l'ho avuta come prima macchina. Anche io ho avuto la 500 come prima macchina. Era una cretina, sono, per giunta andava potente, cioè non perché non camminava più, però l'ho cambiata allora perché... Perché si doveva cambiare. Invece no, perché comunque andava benissimo, non si fermava mai. Ma le 500 non si fermavano mai. Vabbè, anche l'ultima 500 alle comodità. Però vedi Figarazzi, ma ricreava io. Che doppietta. La 500 però degli anni 70 è vintage, è una cosa che diventa stupenda. Immortale. Stupenda. Allora, ultima domanda, tra la televisione satellitare a pagamento e la televisione digitale terrestre gratuita, cosa butti giù? Beh, è ovvio che butto giù quella a pagamento. Sì, posso immaginare perché, però credo che in questo momento la piattaforma satellitare possa dare di più. Margherita annuisce. Sì, ma in ogni caso non mi sembra giusto che sia un servizio a pagamento. Quindi libertà assoluta. Assolutamente. Uno sceglie gratuitamente, esatto. Senza, poi se non ti piace spegni. Margherita? Metti un DVD anche. E ti vedi un film. Io anche, infatti non ne ho pagato. Non hai il satellitare. Neanche, esatto. Non ho mai avuto Sky, non ho mai avuto niente. Purtroppo però... Stringiamo questa mano. Purtroppo però... Me mangi Pablo Cano del Rai. Vabbè. Bene, bene, bene. Va bene. Allora che facciamo? Sentiamo Luca Maugeri, vediamo cosa hanno detto... L'opinione della gente comune nel servizio di Luca Maugeri.